Eccoci arrivati alla seconda e ultima parte del nostro road trip in Giordania. Dopo aver visitato Amman, essere stati a galla nel Mar Morto, visto l'Iter Petra ed esserci emozionati a Petra, è giunta l'ora di dirigerci nel cuore del paese. Scaleremo la montagna più alta della Giordania, dormiremo in una tenda beduina e nuoteremo nella barriera corallina. Ma ora basta parlare. Buona visione! Buongiorno, Buongiorno amici! Stiamo per partire per andare sulla montagna più alta della Giordania. Il nome lo scriviamo qua sotto perché non è impronunciabile. Ci stiamo addentrando sempre di più nel deserto del Val di Rum e come vedete dietro di me non è più rosso ma verde. Infatti i giorni scorsi è piovuto e stanno crescendo un sacco di piantine. Ecco a voi la Stoi de Formin. Sembra di essere a casa, dai, cambia un po' i colori. Ci aspettano ben 40 minuti di jeep per raggiungere i confini con l'Arabia Saudita. Ci stiamo avvicinando, adesso abbiamo iniziato il percorso a piedi. Salendo la vetta dell'Amidami, la vetta più alta della Giordania, e questa dietro a me è tutta la catena dell'Amidami. Fa un caldo veramente allucinante, si schiatta in più lungo il sentiero, c'è un sacco di sabbia, quindi si fa il doppio della fatica, però sono sicura che ne varrà la pena e da in cima, se il tempo è bello, si vede l'Arabia Saudita e anche il Mar Rosso. Dietro di me la cima, alla fine sono circa 600 metri di dislivello dalle fonti che abbiamo trovato, perché qui va tutto quanto a tempo, nessuno sa l'altitudine e il dislivello, e dicono sta circa 3 ore andare e ritornare, però c'è che staremo meno. Bacino di vetta anche in Giordania. Per raggiungere la cima dell'Amidami ci abbiamo messo circa 45 minuti, è tutto ben segnalato e da quassù abbiamo avuto la fortuna di vedere anche l'Arabia Saudita e il Mar Rosso qui dietro di me, dove andremo domani. La strada è un po' dissestata e andiamo a vedere se si può andare da questa. Sicuramente uno dei posti più surreali e più fighi che abbiamo mai visto in vita nostra fino adesso, vero? Sì, è una figata. L'avrò detto in questo viaggio non so quante volte che è una figata qua, è una figata là, ma... La Giordania si regala delle emozioni incredibili. Guardate che posticino per mangiare. Cosa ne dite? Niente, la nostra guida si è chiesto se andiamo a raccogliere un po' di legno. Sai che siamo di Belluno e l'ora legne vezza, legne. È pranzetto top, ben fatto qua così. Verdurine, lì abbiamo anche hummus, baba ganoush e l'immancabile pane. Qui ci troviamo a Dada, così ha detto la nostra guida beduina.
Sirwina ed è uno degli spot migliori per vedere il Wadi Rum. Guardate che figata! Stiamo girando sui punti interessanti del Wadi Rum. La Mushroom Rock, possiamo vedere la Chicken Rock dietro a me, senza testa, la testa è caduta, quindi pronta per essere arrostita. Dopo questa fantastica giornata non ci resta che andare a mirare il tramonto proprio da lì. Ma cosa si mangia in un accampamento con i beduini nel deserto del Wadi Rum? Andiamo a scoprirlo insieme. This is like our traditional food. Now he will open it and you will see. Questa specie di barbecue si chiama zarb ed è uno dei piatti tipici beduini. La carne e le verdure prendono un buonissimo sapore di affumicato e, contrariamente a quanto si possa pensare, il cibo rimane bello succoso. Qualcuno sta facendo anche il bis. Com'è il riso? Buonissimo. Dopo cena ci siamo raccolti attorno al falò bevendo un chai e fumando una shisha in compagnia. Eravamo nel bel mezzo del deserto, eppure non ci mancava veramente nulla. Ci siamo sentiti più vivi che mai. Stanchi siamo stanchi, arrivati siamo arrivati. E ora, buonanotte. Vogliamo Ahmed, il proprietario del Bedouin Night Camp. Io vi consiglio vivamente di venire a trovarlo. Thank you, my friend. You're welcome. We hope to see you again. Yes. Yeah. Dopo due giorni nel Wadi Rum ci siamo diretti verso il sud della Giordania, qua ad Aqaba, dove nuoteremo un po' tra la barriera corallina e faremo un po' di snorkeling. Siete pronti a fare bagno sul Mar Rosso? Io sì, Lara più o meno. E allora andiamo! È la prima volta che nuotiamo nella barriera corallina, ci sono mille pesci, mille colori. Mentre qualcuno dormiva sono andato a prendere un po' di cibo, aperitivo arabico per soli 10 dinari, pane ne abbiamo, sarà delizioso. Si è sposato il principe, sentite che festa che c'è qua ad Aqaba. Abbiamo capito che questa notte non dormiremo niente perché c'è un bordello qua, è un festone, ogni angolo tutti che urlano e suonano clacson a caso. Guardando TripAdvisor abbiamo visto che questo ristorante era uno tra i migliori e ci hanno appena portato l'antipasto offerto da loro. Questa sera mangiamo una grigliata mista di pesce. Com'è, Lara? Di aglio. Però è buona. Insieme a noi è arrivata la tempesta di sabbia dall'Egitto. Sì, c'è un'area abbastanza irrespirabile, si facciano anche gli occhi. E sembra che ci sia il fumaccio, siamo veramente caldo, ma caldo forte. Infatti quelli del ristorante ci hanno regalato due mascherine, sì, per non respirare tutta la polverina. È, sì, veramente fastidiosa. Ci resterà un bel ricordo di Aqaba. Buongiorno! Questa
Stamattina stiamo lasciando il governato di Aqaba per dirigerci verso Amman. Noi andremo a vedere Jerash, l'ultimo sito di nostro interesse da vedere qui in Giordania. Sono passati 6 giorni, ma sembra passato un mese. Questo viaggio veramente ce lo siamo vissuto a mille. Benvenuti nella Desert Highway. Finalmente dopo 4 ore di macchina siamo arrivati a Jerash. Mi raccomando, visitatelo la mattina presto, non fate come noi all'1 di pomeriggio, perché qua è veramente da schiattare di caldo. All'interno del sito archeologico di Jerash, questo sito è conosciuto anche come la Pompei d'Oriente. Infatti anche Jerash, a seguito di un terremoto, è rimasta sepolta sotto la sabbia per diversi secoli. Jerash ha una storia lunga 6500 anni ed è una delle città più antiche della Giordania. Custodisce importanti testimonianze storiche, soprattutto risalenti all'epoca romana, e rappresenta uno splendido esempio di insediamento italico nel Medio Oriente. Al suo interno troviamo una miriade di edifici, tra cui il foro, vari teatri e l'imponente Tempio di Zeus. Il nostro viaggio di 6 giorni in Giordania on the road finisce qui. Speriamo tanto vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi. Siamo partiti con aspettative alte, ma è stato tutto molto di più, a partire dalla gente, cordiale, gentile, sempre con il sorriso e senza pregiudizi verso di noi. Petra, la nostra prima meraviglia del mondo, il deserto rosso del Wadi Rum, che ci ha letteralmente lasciati senza parole, indubbiamente uno dei luoghi più inospitali ma più belli visti finora. E poi ancora il Mar Morto, che per noi è sempre stato leggenda, ma si sta a galla veramente, ed infine abbiamo nuotato nella barriera corallina ad Aqaba, circondati da pesci dei mille colori. Cercate di abbattere i pregiudizi che si sono formati negli anni e andate a visitarla, non ve ne pentirete. Grazie Giordania, sei un paese meraviglioso.